Umbria oggi dedicato al PEBA, il piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche, visto che finalmente, possiamo dire così, anche l'Umbria ha stanziato risorse affinché i comuni della regione possano iniziare questo iter di predisposizione del piano. Ne parliamo con i due fondatori degli Amici in Carrozzina, Luca Panichi, ciao Luca, benvenuto, e con Carlo Reali, ciao Carlo. Luca, parto proprio da te perché questo è stato un percorso lungo, partito diversi mesi fa, però alla fine siamo arrivati al traguardo. Sì, decisamente è stato un risultato interessante, siamo molto contenti perché spesso vediamo poi adesso in campagna elettorale quanto la politica sia divisiva, non tanto sulle ideologie, che quello è quasi normale, ma quanto sul proporre soluzioni condivise in maniera trasversale. Quindi la questione dei PEBA non riguardava solo l'Umbria, ma riguarda l'intero territorio nazionale, e su questo poi Carlo Reali ci spiegherà molto bene quali sono stati gli iter che hanno portato ad individuare quei meccanismi da superare per coprire questo gap. E qual era il gap? Che siccome dal 2017-2018 la Regione Umbria aveva sistemato una normativa per arrivare poi all'attuazione dei PEBA a livello di stanziamento di risorse, come in tante altre regioni, mi viene da citare la Lombardia che ha attuato le linee guida solo adesso nel novembre del 2021. Il problema era una mancanza di progettualità condivisa, orizzontale, con tutte le istituzioni e gli stakeholder, per far sì che l'azione dei PEBA non si configurasse solo con una mera operazione di abbattimento, ma un'azione progettuale. E quindi su questo c'è stato un percorso che chiaramente ha individuato nella divisione della politica il blocco più importante, e dunque insieme a Carlo, a Riccardo Lucaccioni e ad altre associazioni siamo riusciti a far dialogare le diverse istanze per arrivare poi alla determinazione e consapevolezza di un primo stralcio di risorse che porteranno, come hai detto te bene, daranno l'avvio ad un iter interessante sul tema. Ecco Carlo, sfrutto l'assist di Luca perché come ci diceva lui, altre regioni in Italia sono già partite con questo piano e adesso l'Umbria si adegua. Sì, diciamo che abbiamo preso, quando abbiamo iniziato questa battaglia, ci siamo visti intorno, abbiamo studiato molto. Ci sono delle regioni, penso la Lombardia, la citata Luca, il Veneto, la Puglia, il Lazio, però penso che Veneto e Lombardia e anche la Puglia abbiano avuto una sensibilità molto importante in questo tema e hanno iniziato molti anni fa. Noi questa battaglia l'abbiamo iniziata in sordina 3 anni fa. Diciamo che molti sono stati soggetti che ci hanno scoraggiato, dicendo questa oramai è una legge, la legge 41 dell'86, è 30 anni, non è stata applicata. E noi, ecco, in maniera, grazie anche, devo riconoscere, alla stampa che ci ha sempre seguito, noi abbiamo raccolto prima le firme, poi una petizione. E poi abbiamo anche capito che non dovevamo soltanto, dato che questa battaglia era partita a Città di Castello, non dovevamo fermarci solo lì. E allora, ecco, da lì è nata anche la predisposizione di un documento che è stato portato in commissione, e lì, oltre a Luca, i firmatari sono stati altri 28 firmatari, di territori diversi, di associazioni diversi, però ecco, con un unico fine, che era quello che la Regione dell'Umbria adottasse e facesse, soprattutto organizzasse tutta la materia del PEBA. E penso che, ecco, io lo ritengo un risultato storico che l'Umbria nel bilancio martedì abbia trovato le prime somme ingenti che i comuni potranno utilizzare, però ecco, il percorso inizia ora, e penso che anche grazie a questo spazio noi ora, io e Luca, dovremo sensibilizzare. Abbiamo già in questi giorni chiesto un incontro con il rettore dell'Università di Perugia, lo faremo anche con altri soggetti istituzionali, proprio perché riteniamo che ci debba essere fondamentalmente una nuova filosofia
Le barriere devono essere abbattute, ma perché ognuno di noi ha diritto ad accedere in tutti i luoghi, sia io che comunque non ho problemi, che Luca che vive diciamo, la sua vita, la disabilità in una carrozzina. Di che cifre si parla, Carlo? Allora, se non sbaglio, questo anno sono state messe nell'assestamento e subito disponibili 150.000 euro in quest'anno. L'anno prossimo e per diversi anni 250.000 euro l'anno. E penso che questo sia importante perché comunque i comuni umbri, è vero che sono, se non sbaglio, 92 comuni, però quelli più grandi sono una diecina, compreso Perugia e Terni, gli altri sono piccoli comuni. Questo vuol dire che piccoli comuni, anche con somme diciamo più piccole se possa. Però ecco, noi siamo contenti perché già abbiamo sentito che il Comune di Castello inizierà questo percorso e a questo punto potrebbe essere già il primo comune, ma penso che automaticamente ne seguano gli altri. Ecco, dico la verità che questa è una bella soddisfazione. Io avevo preso un impegno con delle famiglie, oltre che con Luca, ma con delle famiglie che diciamo, e con degli amici che vivono la disabilità, e mi ricordo che dalle prime volte che ci siamo visti scoraggiati, giustamente, perché ogni volta, questo bisogna ricordarlo, in occasione di una campagna elettorale è sempre importante parlare di disabilità, poi non veniva essere fatto niente. Ecco, vedere, l'altro ieri ho pubblicato su un gruppo WhatsApp abbattere le barriere, vedere le risposte di queste persone, le congratulazioni, sicuramente vuol dire che è una bella soddisfazione. Luca, lo vogliamo spiegare nel dettaglio cos'è il PEBA? PEBA sono piani di eliminazione delle barriere architettoniche che, come ha spiegato anche Carlo, esulano dalla semplice operatività del rimuovere le barriere ove esistono. Rientrano in una politica di programmazione che riguarda l'accessibilità fruibile, la mobilità sostenibile, contestualmente alla valorizzazione del patrimonio pubblico, quindi l'accessibilità nelle piazze e nei musei, e anche alla qualità dell'accoglienza dei turisti che si muovono ognuno secondo le proprie esigenze. Quindi diciamo che la difficoltà che si è manifestata in tutti i territori e che il Lazio e la Puglia in primis, direi che la Lombardia l'ha fatto recentissimamente, no? Queste linee guida, è stata non tanto la mancanza appunto di criteri, ma la frammentazione dei vari attori sociali protagonisti, quindi dall'associazionismo alle realtà interessate, che insieme alla politica non hanno fatto squadra per portare a questo risultato. Ora noi qui abbiamo un'occasione, un'opportunità importante, cioè redigere insieme alla Regione delle linee guida con i criteri di attuazione dei PEBA che vedano coinvolti tutto il territorio secondo dei criteri codificati che vanno poi appunto, no, il discorso, il criterio, l'universal design guarda il superamento delle barriere attraverso una logica di inclusività anche progettuale, allegra, sinergica con la società, ove ci sono, saranno individuati dei problemi importanti, no? E lì si farà un intervento, come dire, immediato, ma qui noi abbiamo la possibilità di riferirsi anche ad esperienze come l'osservatorio regionale, come le commissioni regionali della regione che lavorano proprio su questo tema. Quindi queste realtà potranno ancora di più insieme a l'ANCI, no? Potranno fare squadra e quindi coinvolgere in una elaborazione condivisa in maniera tale che i comuni si rapportino non con la solita come dire, modalità dell'elargizione di risorse in sé per sé. Questa elargizione di risorse dovrà essere ponderata ai risultati e alla qualità della progettualità. Pensiamo, rileggevo stamattina, in Lombardia l'85% dei comuni hanno sostanzialmente lasciato in sospeso le risorse destinate ai PEBA per mancanza di progettualità, ed uno dei motivi per cui la Lombardia ha redatto delle linee guida con dei criteri importanti. Ecco Carlo, nella nota che avete diffuso l'avete definito un percorso a tappe, questo dei PEBA. Quali saranno le tappe? Allora, il discorso è nato a tappe
proprio riguardo a Luca, il suo passato ciclistico, anch'io ho corso ma non con i risultati di Luca, per cui abbiamo detto questa è una battaglia a tappe. La prima tappa è stata la tappa iniziale, come al Giro, ancora non sono arrivate le tappe in salita, e su quelle Luca è forte, per cui la prima tappa è stata questa ed è importantissimo avere quei fondi. La seconda sarà, abbiamo dato la disponibilità alla Regione, alla seconda commissione, anche al Presidente del Consiglio regionale Squarta e ai suoi uffici, abbiamo dato la disponibilità perché conosciamo bene per i rapporti che abbiamo quello che avviene nelle altre regioni e abbiamo dato la disponibilità anche a breve, a settembre-ottobre, di poter fare qui a Perugia un'iniziativa invitando, per esempio, gli amministratori del Comune di Padova. Padova è all'avanguardia circa il PEBA. Mi hanno dato disponibilità proprio nei giorni scorsi, dopo che è stato rieletto il nuovo sindaco, a venire qui a, diciamo, in Umbria, e questa penso che sicuramente una fase conoscitiva da parte della Regione Umbria può essere importante. E poi ecco, dovremmo, diciamo, muovere tutti quegli amministratori, e questa forse è la partita più difficile, che fino adesso non hanno ritenuto importante fare diciamo, queste operazioni. Io continuo a dirlo, una città accessibile è un punto di forza enorme per un amministratore, e questo, ecco, non è soltanto chi vive la disabilità, ma oggi basta vedere una mamma col bambino e col passeggino, una persona anziana, ecco, diciamo, rendere accessibili i luoghi pubblici, secondo me è un qualcosa che dobbiamo proprio a tutti i cittadini, e soprattutto ritengo a chi vive la disabilità. Lo dice la Costituzione, io e Luca per la Costituzione dovremmo avere gli stessi diritti, e sappiamo benissimo che questo non è vero. Ecco. Luca, durante queste tappe in salita che ha delineato Carlo, che ruolo dovranno recitare gli amici in carrozzia? Beh, sicuramente dovranno fungere da stimolazione, come è stato fatto, e soprattutto favorire un dialogo costruttivo con le varie diverse sensibilità. Anche il percorso stesso parla chiaro, nel senso che abbiamo iniziato con la commissione presieduta da Valerio Mancini, poi Michele Bettarelli si è subito, come dire, allineato a questa condivisione. E poi c'è stato l'assessore Melasecchi, e è stato importante alla fine il presidente del Consiglio regionale, che ha fatto sua questa istanza rappresentando in maniera trasversale un'esigenza indifferibile. Quindi le conflittualità politiche dentro questi temi rimangono di corto respiro, e quindi è importante da una parte avere questa vision ecumenica, fra virgolette, di dialogo, e dall'altra, anche rifacendomi all'esperienza che ho avuto con il Minimetro, da una parte all'inizio, ai tempi lontani, come associazione Ghismo mettemmo in consapevolezza il Minimetro che poteva dare l'accesso ai cani di assistenza, per dire, no? E quindi lì ci fu una collaborazione immediata, no? E poi abbiamo fatto un percorso di formazione dove gli uffici, ora attraverso il progetto Adam sull'accessibilità fruibile, le persone che stanno negli uffici sono in grado di favorire a qualità dell'accoglienza e formazione e indicazioni anche turistiche sui luoghi privilegiati della città. Quindi non ci sono, come dire, orticelli da difendere, ma solo praterie da estendere. Oh, questa mi è venuta così. Cosa che mi ero scordato, stavo ascoltando il mio amico Luca. L'altra parte importante sarà quella con le scuole, perché è nostra intenzione dare disponibilità ad andare nelle scuole, perché ritengo che sia importante questo passaggio. Diciamo, è da lì che nasce, dico io, il senso civico. Quante volte succede vedere la persona che arriva e parcheggia la macchina su un posto adibito a chi ha disabilità? Ecco, io penso che a scuola
possiamo fare un ottimo lavoro. Noi siamo convinti, ecco, che ce n'è molto lavoro, soprattutto il nostro sarà quello di sensibilizzare, e da questo punto di vista, ecco, per adesso ci godiamo in questi giorni questa bella soddisfazione. Allora, è stato un piacere, insomma, condividere con voi questa avventura che, come abbiamo detto, è partita 3 anni fa. Sicuramente avremo modo di riparlare del PEB e degli sviluppi nei nostri prossimi punti informativi, e io ringrazio di nuovo Luca Panichi e Carlo Reali degli Amici in Carrozzina.